È il giorno dell'estremo saluto. Ancora un ultimo abbraccio per Nicola, Luigi, Giovanni e Daniele, i quattro giovani morti dopo essere stati travolti dalla furia di Gianni, fratello di Luigi, che con la propria auto sotto i fiumi dell'alcol e ad alta velocità li ha ammazzati mentre erano seduti al tavolino del bar di Silla di Sassano. Nel paese delle orchidee un raggio di sole ha da poco illuminato quella saracinesca del bar New Club 2000, dove i quattro hanno perso la vita. Tutti intorno è silenzio, rispetto, dolore, il dolore di una piccola comunità che conosce uno a uno quei ragazzi, uno ad uno quelle famiglie e prova a non giudicare anche se la rabbia è tanta per quella furia incontrollata dell'auto. Si rifletterà, ci si interrogherà su quanto queste giovani vite perdute potevano essere protette, su quanto si sarebbe potuto fare per evitare quella tragedia, ma oggi è il giorno del pianto e dell'estremo saluto. Tre riti funebri in tre momenti diversi per dare l'ultimo saluto ai quattro ragazzi. Questa mattina alle 9 nella chiesa della Beata Vergine Maria di Pompei a Silla è stato celebrato il funerale di Daniele Paciello, 14 anni. Alle 12 invece la comunità si è riunita per l'estremo saluto ai fratelli Giovanni e Nicola Femminella di 16 e 22 anni nella parrocchia del Santuario del Cuore Immacolato di Maria nella frazione Varco Nota Rercole. Nella chiesa della Beata Vergine Maria di Pompei alle 15 il funerale del 15enne Luigi Paciello, fratello di Giovanni, il 22enne che si trovava alla guida della BMW e che ora resta piantonato in ospedale a Salerno con l'accusa di omicidio volontario. Il sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, ha proclamato il lutto cittadino con le scuole e i negozi chiusi. Queste le parole del vescovo Monsignor Antonio De Luca. Rispetto del quale ciascuno riconosce il proprio peccato. Ciascuno si riappropria delle responsabilità nell'ambito dell'educazione, della famiglia,